Abbiamo con noi Luca Rossi, sicuramente anche oggi il migliore in campo, che sulla sua fascia ha fatto la differenza con vari inserimenti e uno o due molto importanti. Quali difficoltà avete trovato oggi in tutti i 90 minuti? Abbiamo trovato delle belle difficoltà all'inizio perché loro sono chiusi dietro, il campo non ci ha aiutato perché era un po' troppo fangoso. Poi abbiamo sbagliato il rigore subito all'inizio, che ci voleva dare una mano per venire fuori, però no, con il gruppo, la voglia di vincere, ci siamo messi nel secondo tempo a pressare più intensamente e è venuto fuori il gol di Gusce che anche oggi ha rimarcato. Bene, Sempre avanti. presente. Sì, avanti così. Con noi Andrea Fazzi, partita a tratti bloccata, secondo voi il campo che ha penalizzato sotto il punto di vista tecnico? Allora, il campo sicuramente ha influito sulla partita, non era stata una partita molto bella, è stata una partita combattuta. Loro sono venuti, diciamo, per un pareggio, sono venuti bloccati molto compatti e per noi è stato molto difficile arrivare alla rete. Penso che abbiamo dimostrato oggi di essere una squadra forte, una squadra che con le palle, come si dire, vuole vincere tutti i posti questo campionato e puntiamo tutto, diciamo, su questa forza, sulla forza del nostro attaccante Guscelli, che sta attraversando un momento d'oro, sta segnando praticamente tutte le domeniche con delle reti, diciamo, anche di pregevoli battute. Esatto, anche questa partita è dura, ma la prossima partita sarà ancora più dura, che giocherete in casa della seconda classifica a Castellazzara. Come arriviamo sotto il punto di vista fisico e mentale, più che Sicuramente altro? arriviamo molto carichi, arriviamo con tutta la voglia di vincere la partita, perché vogliamo e dobbiamo vincere assolutamente questa partita, e anche se vada come vada, sia che si vinca che si perda, il campionato non finisce qua, nel senso che fino all'ultimo noi lottiamo e con le unghie e con i denti cerchiamo di portare a casa il risultato finale, che per noi è la vittoria del campionato assoluto.